anche febbraio ce lo siamo lasciati alle spalle ed è quindi il momento di tirare le somme e vedere cosa è uscito di bello per tutti i possessori di PlayStation VR. Seguitemi quindi per una manciata di minuti che vi parlo di 4 giochi che può valere la pena acquistare. Parto con Sprint Vector, un titolo frenetico e adrenalinico, sicuramente non indicato ai deboli di cuore e di stomaco. Sprint Vector è un titolo completamente multiplayer che unisce la sana competizione atletica a un sistema di gioco di chiara impostazione platform, il tutto unito alla realtà virtuale. Il giocatore dovrà correre, saltare, arrampicarsi lungo dei percorsi molto intricati, pieni zeppi di ostacoli, trappole e power-up, con l'unico scopo di arrivare primo seminando gli avversari o magari disturbandoli con numerose abilità. Dal lavoro congiunto di alcuni ex sviluppatori di Mirror's Edge e di Angry Birds nasce Apex Construct, un'avventura action dai toni post-apocalittici. Ambientato in un futuro non così remoto, dove l'umanità è a rischio estinzione a causa dei robot, Apex Construct vi metterà nei panni di un sopravvissuto che dovrà tentare di raggiungere un luogo di salvezza, affrontando svariati combattimenti ma anche numerose sezioni puzzle, che vi obbligheranno a spremervi le meningi, gestendo a dovere gli spostamenti negli ambienti di gioco. Totale cambio di genere, ambientazione e stile per il prossimo gioco che vi consiglio e che sfrutta a piene mani l'amore incondizionato per i gattini che sconvolge l'internet. Immaginate l'unione perfetta tra il Tamagotchi e Nintendogs, solo che stavolta il protagonista è un tenerosissimo e cucciolosissimo gattone bianco e nero. Conrad the Kitten è infatti un simulatore per la realtà virtuale che vi permetterà di gestire il felino dei vostri sogni, non solo stando ben attenti a tutti i suoi bisogni fisiologici, ma anche riempendolo di coccole e facendogli svolgere numerose attività di svago. Il gioco ideale per convincere mamme e fidanzate che i videogiochi sono ricchi di amore. L'ultimo gioco del mese è quello che ha bisogno di meno presentazioni, visto che fin dal suo annuncio ha colpito tutti i possessori di PlayStation VR. Sto ovviamente parlando di Moss, affascinante avventura puzzle realizzata dai ragazzi di Polyarc, che vi metterà alla guida della topolina guerriera Quill e del suo misterioso spirito guida, attraverso un lungo viaggio ricco di fascino e di enigmi da risolvere. Vi troverete ad affrontare e superare villaggi, foreste, grotte e numerosi sotterranei, stando ben attenti a evitare scontri troppo intensi. Moss sembra davvero essere un titolo in grado di sfruttare a dovere il caschetto di PlayStation per la realtà virtuale. Direi che anche per questo mese è tutto e così se avete qualche soldino in tasca ora sapete come e dove spenderlo per tenere sempre attivo il vostro caschetto PlayStation VR. Noi ci rivediamo circa tra un mese. Ciao e grazie!